Com'è la situazione nel tempo per la giornata di oggi? Aspettiamo l'aggiornamento dei bollettini. Dicevo, un po' rincrescimento è che con tutte le lentezze di cui, ripeto, non è il caso di attribuire colpe all'uno o all'altro, siamo arrivati con la vasca, è un po' magari anche fatalità, però fatalità dopo fatalità, bisogna prendere atto, con la vasca di Brescia, in cui da settimane, insomma, si era programmato i test per il 3 novembre. Quindi speriamo di resistere, perché la vasca di Bresso avrebbe tolto probabilmente il 50% del numero. Poi bisogna pensare anche alle altre vasche a monte, però solo quella di Bresso avrebbe probabilmente tolto il 50% del numero. Sindaco, c'è la stima dei danni? No, non abbiamo ancora fatto. Adesso possiamo gestire, però abbiamo quei danni.